Alessandro Zocchi, presidente del Consorzio Turistico Riviera delle Palme, da quest'anno 2008 ente organizzatore del Beach Arena. Quali sono appunto gli eventi che i sammettesi e i turisti si aspettano in questa struttura da qui alla fine di agosto? Sì, noi partiremo subito con il primo torneo del Beach Handball, pallamano sulla sabbia, organizzato grazie al contributo della locale società di pallamano di Monteprandone. Quindi è in programma per sabato 19 e domenica 20 luglio. Domenica 20 luglio ci saranno le finali che chiuderanno, ecco, questo primo incontro. Per il sabato dalle 21 abbiamo inserito in questo primo appuntamento una esposizione di pony, grazie, ecco, all'ippodromo di Montegiorgio, che metterà a disposizione dei pony per delle passeggiate per i bambini. Tutta l'attività ovviamente è con ingresso gratuito. Proseguiremo con il secondo appuntamento a livello nazionale, che è in programma il weekend del 28 e 29, dove ospiteremo le finali del campionato italiano Beach Rugby. Interverranno qui presso questa Beach Arena 12 squadre di rugbisti provenienti da tutta Italia che si sfideranno per l'assegnazione dello scudetto. L'attività della Beach Arena proseguirà con una programmazione che vede per l'1, 2 e 3 agosto il campionato italiano di beach volley con la collaborazione di RCS Gazzetta dello Sport. È un evento sportivo nazionale. Oltre all'evento sportivo ci sarà in concomitanza con la Notte Bianca del 2 agosto, ci sarà un concerto gratuito dei Neri per Caso presso la Rotonda Giorgini, sempre qui a San Benedetto del Tronto. Per l'8 e il 9 avremo in programma il campionato italiano di foot volley, è una pallavolo con i piedi, anche questo è un evento molto spettacolare che mette in risalto le doti tecniche dei calciatori. L'attività proseguirà con 16 e 17 agosto, dove ospiteremo il primo campionato regionale degli stabilimenti balneari organizzato dalla Confesercenti. Tutti gli stabilimenti a livello regionale si sfideranno qui in questa Beach Arena per l'assegnazione del primo trofeo Beach Volley. Per il 23 e il 24 di agosto ci sarà una tappa del campionato italiano di beach tennis, è una tappa organizzata dalla FIT, Federazione Italiana Tennis. L'attività della Beach Arena si concluderà con le finali e l'assegnazione della Supercoppa del campionato italiano di Serie A di beach soccer, che sarà in programma dal 27 al 30 agosto. Quindi sì, è diciamo, un calendario fitto di eventi e ci vedi impegnati proprio con uno sforzo organizzativo molto grande.